si prova la voce? Sì. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Oggi presentiamo un'iniziativa che è il frutto di una collaborazione di molti soggetti. È sempre bello quando si riescono a mettere insieme tante energie per un progetto comune. I soggetti coinvolti sono appunto il Comune di Grosseto, la Polizia Postale di Grosseto rappresentata da Stefano Niccoli, i titoli io non me li ricordo mai, per cui ditemeli voi, il quotidiano online che è rappresentato da Marco Verni, l'Associazione Culturale Gullet Walk che è rappresentata da Ludwig Bargardi e la scuola Pascoli Ungaretti che è rappresentata dalla dirigente Claudia Vattoli. Perché questi soggetti hanno deciso di fare un progetto insieme? Perché abbiamo sentito l'esigenza di occuparci di un tema che secondo noi è molto attuale ma poco seguito. I ragazzi utilizzano uno strumento che è quello dei social network che è molto apprezzato perché consente di tenersi in contatto, comunicare, condividere esperienze, opinioni, e specialmente per i ragazzi è qualcosa che viene utilizzato con molta facilità, no? I ragazzi sono così definiti digitali, quindi sono abituati a vivere le tecnologie come una loro estensione e quindi giustamente una delle prime cose che fanno è crearsi un profilo sul principale social network per poter poi rimanere in contatto con i propri amici. L'età, diciamo, in cui viene creato il primo profilo su un social network si è abbassata nel corso del tempo e attualmente è ragionevole pensare che nel corso della scuola media ogni ragazzo senta l'esigenza e poi passi alla creazione vera e propria di un profilo sul social network. Social network, io uso la parola generica perché esiste Facebook ma ne esistono anche molti altri, per cui questa è una cosa che vale per tutti i social network. Sicuramente questo consente ai ragazzi di avere uno strumento potente, considerate veramente i social network consentono di condividere veramente ogni attimo, ogni minuto e di comunicare in ogni circostanza, ma questo non può farci dimenticare che ci sono anche dei rischi connessi all'utilizzo del social network, perché significa esporsi in maniera violenta, in maniera estremamente evidente, con dati pubblici, cioè per diventare pubblici dati privati, che può essere banalmente cosa sto facendo, ma può essere anche foto mie o di persone della mia famiglia o persone comunque terze, possono essere comunque anche eventi che coinvolgono varie persone o anche semplicemente esprimere pubblicamente senza filtro delle opinioni che come tutte le opinioni vanno contestualizzate, perché è chiaro che io privatamente esprimo le opinioni in un certo modo e pubblicamente le esprimo in un altro modo. Ora, sono tutti concetti che noi fra virgolette diamo per scontati, ma vi assicuro che non solo non lo sono, perché anche noi adulti quando andiamo su social network spesso facciamo delle cose che sono al limite del legittimo. Pensate banalmente, se io vado a una festa, faccio delle foto, le pubblico su Facebook, le persone che erano a quella festa si trovano, loro malgrado, esposte pubblicamente. E non è detto che tutti siano felici di questo. Oppure, molto spesso succede che scambiamo la nostra bacheca per qualcosa su cui si può scrivere liberamente, scriviamo delle cose e poi ci viene fatto notare che sono assolutamente inopportune. Questo succede a noi tutti. Immaginiamo cosa significa tutto ciò trasposto su un ragazzo che frequenta la scuola media. Lì naturalmente il livello di consapevolezza è massimo. E oltre a tutte queste cose che abbiamo detto fino a questo momento, quindi problemi legati alla privacy, problemi legati appunto alla esposizione di dati privati, si aggiungono minacce molto più insidiose. Pensiamo per esempio che una delle cose che succede, non dico spesso, ma comunque esiste come fenomeno sui social network è il furto di identità, cioè quella fenomenologia per cui qualcuno si sostituisce all'identità di qualcun altro, avendone la possibilità. Non è difficilissimo effettivamente fare un profilo su social network che sia credibile che sia di qualcuno, ma in realtà gli piace un'altra persona, e questo si associa a un'altra cosa drammatica che è naturalmente fenomeni di pedofilia e di pornografia. Quindi
come si può facilmente vincere da queste parole, si tratta di toccare temi che sono molto importanti. Perché? Perché il social network è qualcosa su cui la famiglia, la scuola non hanno un grande livello di controllo, per come è fatto proprio la tecnologia. È qualcosa che può essere usata nella massima riservatezza e all'insaputa anche di chi ci circonda. Quindi abbiamo ritenuto importante far sì che i ragazzi che si affacciano a questo mondo abbiano gli strumenti conoscitivi affinché il loro approccio e il loro ingresso nel mondo dei social network sia il più consapevole possibile. Ecco perché, insieme a soggetti, scuole naturalmente, che si fanno carico di una grande fetta del nostro percorso di crescita, e la Polizia Postale, che naturalmente svolge un lavoro importantissimo per quanto riguarda la prevenzione e la repressione dei fenomeni, soprattutto di quelli appunto più insidiosi, e World Work e DBDU, che si occupano di temi legati alla tecnologia e naturalmente ai ragazzi tramite il quotidiano online. Ecco perché insieme a tutti questi è importante che ci sia l'istituzione, perché l'istituzione ha il dovere di prendersi carico di questi temi. Non può succedere, non deve succedere che le istituzioni lasciano queste associazioni, soprattutto i ragazzi, da soli. L'istituzione ha il dovere, appunto, come spesso succede, di fare da coordinamento di tutti quei soggetti che sulla nostra comunità operano e operano per temi che riguardano tutta la comunità. Ecco perché il Comune di Grosseto ha voluto essere della partita con convinzione e con impegno. Io ora mi quieto, perché sennò parlo solo io. Se io seguirei, se lo ritenete, l'ordine del... Sì, no, vabbè, però vediamo. Tanto cominciamo con Stefano Niccoli per la Polizia Postale, che ci esprime il punto di vista appunto della Polizia Postale. Buongiorno a tutti. E innanzitutto voglio esprimere la mia massima soddisfazione e dare anche quella del signor Questore di Grosseto, che mi ha fatto sapere la sua soddisfazione per questa iniziativa intrapresa dal Comune. E ovviamente la Polizia Postale da alcuni anni sta già facendo degli incontri sia con gli alunni che con i genitori e gli insegnanti delle varie scuole medie, sia di Grosseto che della provincia, e questo con ottimi risultati, a quanto si apprende poi dal personale docente e istituzionale scolastico, in quanto specialmente per quello che riguarda i genitori si è constatato, insomma, sono abbastanza all'oscuro di cosa fanno i loro figli quando sono nella propria camera, nella propria camerina davanti a un computer. Pensano magari che siano al sicuro, nel posto più tranquillo dove possono stare, invece in realtà sono collegati con tutto l'universo fuori e possono essere oltre oggetto di reati, appunto, come diceva l'assessore. E niente. La polizia appunto è sempre disponibile per questo tipo di iniziativa, specialmente dove sono coinvolti i minori, perché sono nel nostro futuro, e quindi cerchiamo sempre di tutelarli e di insegnarli a usare questo mezzo. Non deve essere visto in diffidenza, ma anzi dovrebbe essere un'opportunità e uno strumento fondamentale per la loro formazione, anche in ottica futura a livello lavorativo. Bene, a questo punto passerei la parola alla dirigente Fiorella Bartolini della scuola Pasquale Freddi. Ringrazio, prima di tutto vorrei ringraziare il Comune e gli altri soggetti partner di questa rete, perché credo che sia molto importante mettere insieme e unire i nostri sforzi, perché si tratta in questo caso di un problema particolarmente delicato, complesso, e che investe e riguarda una fascia di età particolarmente anche delicata, insomma. Quindi la complessità del problema richiede veramente che ci siano tanti partner, tanti punti di attacco al problema, perché ognuno, a seconda delle proprie, diciamo, competenze, può individuare un aspetto e intervenire direttamente su quello, tenendo fede a un obiettivo comune, che è appunto quello di informare i ragazzi.
diversi sui rischi, i pericoli che sono insiti in questo strumento così affascinante. Io dal punto di vista della scuola credo che non si debba solo informare, ma si debba, da parte della scuola, l'istituzione educativa per eccellenza, anche educare. Per cui ecco, parlando anche di soggetti, di istituzioni che abbiamo, delle associazioni del territorio, ecco, abbiamo deciso di fare in modo che questi interventi, questi corsi, chiamiamoli così, non siano solo informativi, si limitino a uno o due incontri e poi in qualche modo si chiuda il discorso, perché per quanto utile potrebbe essere in questo caso questa tipologia di intervento, ma però sicuramente rimarrebbe un pochino superficiale, un po' epidemico, mentre invece il nostro scopo è quello di andare più in profondità, di andare ad agire sul piano educativo, cioè il piano dove si trovano, si formano gli stili di vita, dove i sistemi valoriali, e collocare questa iniziativa nell'ambito dell'educazione alla legalità e alla convivenza civile, quindi il rispetto delle regole, il rispetto dell'altro, perché è da lì che bisogna partire, poi attraverso un percorso didattico educativo, di riflessione, di confronto all'interno del gruppo classe, poi sotto la guida degli insegnanti, fare letture, approfondire e poi discutere con i compagni e confrontarsi, rielaborare e riflettere su quello che sono gli spunti offerti dal corso stesso. Quindi viva soddisfazione per questo intervento, perché sono convinta che quando si lavora insieme, come dire, si potenzia poi l'effetto finale, no? L'efficacia dell'effetto finale. E un altro punto che volevo, molto importante, il coinvolgimento dei genitori, che è stato anche negli interventi precedenti richiamato, è fondamentale, perché veramente i genitori non si rendono conto dei rischi che ci sono in questo strumento che figli usano, anche perché a volte le competenze dei ragazzi sono superiori nell'uso di queste tecnologie, sono superiori a quelle dei genitori. E quindi noi pensiamo di coinvolgere e sensibilizzare tutti i genitori, in particolare inviteremo i rappresentanti del consiglio d'istituto e del consiglio di classe, perché appunto quando i problemi hanno queste caratteristiche di complessità e di importanza, scuola e famiglia in particolare devono rinsaldare il loro rapporto di collaborazione, ma direi di alleanza. Una piccola integrazione a quello che ho detto all'inizio. Io voglio ringraziare la dottoressa Bartolini, perché noi proporremo questo progetto a tutte le scuole per l'inserimento nel piano formativo dell'anno scolastico che comincerà a settembre, e la scuola Pascoli ha voluto fare da apripista, e quando si fa da apripista naturalmente si raccoglie una sfida, e questa è una sfida importante, giustamente la dottoressa ha ricordato, un tema estremamente delicato sul quale dobbiamo essere attenti anche alla modalità in cui si comunica, e quindi la voglio ringraziare perché a scatola chiusa, diciamo, ha raccolto il nostro invito e ha voluto essere appunto la prima a ospitare questo progetto. Proseguirei a questo punto con il presidente dell'associazione Gurecorp, Ludwiger Bargalli. Sì, sarò brevissimo. Il compito di Cure at Work è stato quello di coordinamento. Noi abbiamo coinvolto i soggetti più esperti in questo settore, quindi la polizia postale. Senza di loro sarebbe impossibile fare un corso di questo tipo. Tra l'altro non è certo da oggi che iniziano a fare questo corso, insomma il loro lavoro, quindi un'autorità più esperta di loro non esiste, insomma senza di loro sarebbe stato impossibile fare questo corso, e senza il lavoro della professoressa sarebbe stato impossibile farlo ugualmente, perché certo la scuola è proprio a chi ci rivolgiamo per organizzare queste cose così. Come coordinatori abbiamo un po' chiaramente in comune, c'è la possibilità di rivolgersi a tutte le scuole, e un lavoro importantissimo quello dell'editore Dubidu, che si occupa della parte di comunicazione. Io, se vi ricordate, non so se ve lo ricordate, ma a settembre 2010 avevamo fatto la prima prova di questa cosa,
un centro commerciale, ho organizzato sempre con la polizia postale, con il Comune, il primo di questi eventi, era rivolto alle scuole superiori in realtà, in quel caso. Abbiamo deciso in questo nuovo tipo di attività di coinvolgere ragazzi con un'età più bassa, proprio perché in effetti quella è l'età in cui si iniziano a utilizzare i social network e probabilmente è l'età in cui è più pericoloso, dove si conoscono meno i pericoli di queste situazioni. A parte tutti quelli citati dai comandanti della polizia postale, io volevo aggiungere quello di cui si occupa pure Network. Noi ci occupiamo di tantissime cose, software libero, ma come sapete di licenze. Licenze sappiano sia al software ma anche a tutte quelle che sono le opere del genere. E possono capitare anche problemi collegati a queste cose qui, su social network. Perché? Perché che cos'è fondamentalmente un reato nel senso più ampio del termine? È un qualcosa che la società in cui viviamo, i cittadini della società in cui viviamo, reputa deplorevole fare, perché è il danno di qualcuno, perché può fare del male a una persona, perché è solamente un gesto che non è ritenuto giusto. E ora viviamo in una società con i nuovi nativi digitali, quindi proprio ragazzi di età delle scuole medie, che certe cose che potevano essere ritenute ingiuste dalle generazioni precedenti di loro non sono più ritenute ingiuste, perché è cambiato proprio il modo di comunicare, il modo di usufruirne. Pensate se a un ragazzo di 10-14 anni chiedete: ma secondo te è giusto scaricare musica online, per esempio, indipendentemente dal fatto che sia pagamento? E è difficile per le nuove generazioni rendersi conto di quelle che invece sono tuttora delle regole e delle leggi da rispettare. E perciò certe volte quello che fra virgolette abbiamo creato, ma in senso ampio, insomma, nel linguaggio comune, è proprio difficile capire quando lo stiamo commettendo o quando non lo stiamo commettendo, è un fatto culturale, perché certe cose non sono più ritenute tali. Allora, dal punto di vista della nostra associazione, è importante far conoscere queste cose ai ragazzi, proprio perché per far capire che cosa si può fare su internet, indipendentemente dai temi più importanti, certo la pornografia, l'adescamento, ma anche per le situazioni di vita quotidiana, utilizzare un'immagine ad esempio su Facebook che ha dei diritti. O certe volte quello che è capito a noi nella vita, noi nell'associazione abbiamo tanti ragazzi, un po' più grandi delle scuole medie, però delle scuole superiori, in cui magari non si rendono conto, sempre per la società in cui viviamo, perché siamo abituati a dire tutto sul web, tutto su internet, tutto sui blog, non si rendono conto che le osservazioni che nel linguaggio comune possono non portare a nessun danno. Quel ragazzo brutto, quella ragazza antipatica, ecco, invece scritte in un social network, lette da tutte le persone che conoscono sia noi che la persona a cui abbiamo rivolto quel messaggio, possono avere tutto un altro valore anche a livello legale, quindi non coinvolgere problemi anche nelle famiglie, quando invece magari nel linguaggio comune sarebbe un gesto che nessuno proprio si renderebbe conto dell'importanza, ma non porterebbe a nessuna reazione. Quindi ecco, anche puntualizzare su questi problemi che sono più leggeri, però possono portare anche in famiglia a complicazioni Bene. Chiudiamo con Marco Berni, editore di Ubidu. Ubidu continua nella sua opera di fornire, di essere piattaforma condivisa sia per le scuole, sia per i ragazzi, che sia anche per tutte le amministrazioni, che possono essere anche pubbliche, che si rivolgono appunto al nostro target di riferimento, che è diciamo, i ragazzi, i bimbi vanno dagli 8 ai 14 anni. La cosa importante della nostra partecipazione a questo progetto è il fatto che generalmente quando si portano degli eventi, dei progetti didattici all'interno delle scuole, questi rimangono sostanzialmente limitati nella conoscenza a chi vi partecipa poi direttamente. Che cosa succede? Generalmente ogni classe partecipa a un proprio progetto didattico, poi chi non vi partecipa, perché magari non sta partecipando ad altro, non ne viene a conoscenza. Ecco, lo scopo di tutti voi è proprio questo: fare in modo che ogni singola classe, ogni singolo studio che partecipa a un progetto poi ne dia conto e ne dia informazione e ne condivida poi tutte le informazioni con chi è andato. Per cui, tra l'altro, come il nostro progetto, come è stato studiato e pensato, addirittura questa sarà un'altra occasione, chiederemo proprio agli insegnanti e ai ragazzi che nel futuro prossimo saranno presenti di realizzare un articolo, scrivere un articolo e di buttare giù, innanzitutto anche per fare una verifica su ciò che hanno capito e non hanno capito, quello che noi cerchiamo di trasmettere, ma anche perché in questa maniera con la pubblicazione dei loro
pezzo, noi grazie a Big Week, questo settimanale, noi studiamo le settimane tutte le scuole di corsi di cassone a pescare con 2500 posti da un banco, condividerlo appunto con gli altri ragazzi. Quindi diciamo gli interventi sia dell'ispettore sia dell'assessore che dell'avvocato Giuseppe Nicostia, diciamo, saranno poi ripresi nell'arco dell'anno riproposti ai ragazzi unitamente appunto ai contenuti realizzati dai ragazzi stessi. Questo è diciamo una visione nuova, superiore e funzionaria, ma di cui noi diamo accesso alla scuola perché proprio per aiutare sia la scuola sia le amministrazioni a realizzare al meglio il loro. Allora, io prima di passare alla firma del protocollo da parte di tutti i soggetti, vi chiederei se avete qualche domanda. C'erano in percentuale un po' meno, leggermente minori rispetto al resto del territorio nazionale, però accadono. Ovviamente non sono stati portati delle conseguenze ulteriori, perché c'è stato tempestivo intervento in questo caso dei genitori che ce l'hanno segnalato a noi, però succede, non siamo esenti da questi rischi. Altre domande? No. Allora passiamo alla prima del protocollo. Thank you.